Ed eccoci di nuovo qua. Le frontiere, abbiamo detto tante volte, riaprono dal 27 giugno. Però riaprono, ma non riaprono, nel senso che ogni giorno il governo è costretto un po' a precisare, limare, aggiungere, togliere qualcosa a queste misure che poi di fatto sono delle mezze misure. Oggi è stato chiarito che i turisti che arrivano dall'estero, i tunisini che rientrano dall'estero per le vacanze o per altro, non dovranno fare la quarantena, una settimana in albergo, una settimana a casa, ma possono starsene per 14 giorni a casa ma in quarantena. In più è stato confermato il fatto che ci vuole un certificato di un esame effettuato non più tardi di 72, cioè entro le 72 ore dalla partenza, che accerti la negatività al virus. Tutte queste misure non piacciono alla Federazione degli Albergatori e tutto sommato vengono ritenute eccessive anche da Hechmi Luzir, che è il presidente dell'Istituto Pasteur di Tunisi, che sostiene che il virus oramai è sotto controllo, che la Tunisia ha fatto bene, ha avuto anche un encomio da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per come ha gestito tutta questa fase, con dei numeri che rispetto a tutti gli altri paesi, quasi tutti gli altri paesi del mondo, sono addirittura irrisori. Non più di 50 morti, cioè sono 50 morti, però se pensate che in Italia però ne muoiono 50 al giorno, capite un po' bene la situazione. La Federazione degli Albergatori è su tutte le furie, perché dice che queste sono mezze misure che non servono a niente. E denunziano che di fatto dice la stagione è finita, cioè molti alberghi non riapriranno, e che sabato loro hanno dovuto cancellare buona parte delle prenotazioni degli alberghi, prenotazioni per i mesi di luglio e di agosto. Per cui la Federazione degli Albergatori dice al governo: caro governo, o apri davvero e quindi noi lavoriamo, oppure tanto vale che pensi davvero alla salute e chiudi di nuovo tutto. Cioè, ma questa cosa che non è aperto, non è chiuso, sono delle misure che non servono assolutamente a nulla. Il capo del governo, Elias Fakhfakh, ieri sera ha rilasciato una lunga intervista ad una televisione tunisina, dove ha spiegato che l'epidemia è sotto controllo, che la Tunisia è stata brava, che è vero, che buona parte del merito va ai cittadini tunisini, e poi ha cominciato ad annunciare un programma lacrime e sangue. Innanzitutto ha rassicurato i tunisini emigrati all'estero che non saranno discriminati rispetto ai turisti che vengono dall'estero, nel senso che le stesse misure che si prendono per i turisti, per gli stranieri, verranno prese per i tunisini e viceversa. Poi ha detto che bisogna sicuramente mettere mano alle finanze pubbliche, perché noi non siamo in grado di continuare a pagare persone che non lavorano, non siamo in grado, cioè noi dobbiamo pagare i nostri debiti ed evitare di fare altri debiti, anche perché sono arrivati, sostiene lui, al 60% del debito rispetto al PIL. In Italia siamo oltre il 150%, però qui le finanze sono oggettivamente peggiori. Ci si ritrova con un'enorme massa di persone pronta a lasciare la Tunisia per emigrare illegalmente in Europa. Prima tappa è l'Italia, buona parte sono immigrati che vengono dirottati dalla Libia alla Tunisia, perché in Libia in questo momento è ancora più insicura la partenza. In Tunisia, nonostante i controlli e gli arresti che fanno, perché qui ricordiamo l'espatrio clandestino, a differenza di quanto non avvenga in Europa, è considerato un reato. Ma questo dimostra anche che tanti, che tra questi sono molti, sono immigrati che vengono dalla zona subsahariana dell'Africa, ma molti sono tunisini le cui condizioni di vita e di lavoro sono peggiorate durante questi mesi di epidemia. Fakhfakh dice: noi quello che possiamo fare facciamo, abbiamo fatto rimpatriare nel corso di questi mesi 25.000 tunisini, ora dobbiamo mettere mano alle finanze pubbliche, altrimenti rischiamo di dover tagliare sia le pensioni sia i salari.
E allora capite bene che il reddito per questo paese che può venire dal turismo è importante, anche perché in genere il PIL, il turismo qui sta tra il 15 e il 20%, cioè quasi un quinto di tutto il prodotto interno lordo viene prodotto dal turismo. E allora hanno ragione gli albergatori, queste mezze misure non servono. O si apre oppure si chiude, però questo è bene saperlo prima.